Di Maio promette, l'IVA non aumenterà, migrante ucciso, fermato, l'uomo indagato, Guatemala, la furia del vulcano. Il ministro dello sviluppo economico e del lavoro Luigi Di Maio dall'assemblea di Confcommercio fa sapere che l'IVA non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate. Il leader 5 Stelle ha ribadito anche che metterà mano su molti strumenti adottati in questi anni per contrastare l'evasione fiscale. Fermato in Calabria il 43enne di San Calogero, già indagato per l'omicidio di Sumaia Lasaco, il sindacalista maliano colpito a morte da una fucilata alla fornace ex fabbrica del Vibonese. C'era il rischio concreto che l'uomo tentasse di fuggire. Salito ad almeno 99 vittime, il tragico bilancio dell'eruzione del vulcano Fuego in Guatemala che domenica scorsa è esploso emettendo gas, fumo e ceneri che hanno rapidamente ricoperto tutto il territorio circostante. Dei 99 corpi recuperati finora, solo 25 sono stati identificati. Molte altre persone sono ancora disperse. Dopo i temporali che investiranno molte regioni del centro-nord fino a domani, nel corso del weekend le temperature saliranno velocemente, toccando valori massimi di 33 gradi. La Sicilia sarà la regione più calda, probabilmente batterà il record di caldo per il mese di giugno, con ben 39 gradi nell'ennese. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adnkronos.com. Arrivederci dalla redazione web.